La sperimentazione strade scolastiche, siamo in quinto municipio, via Olcese, in cosa consiste? Serve soprattutto per misurare da parte dei genitori e degli alunni la volontà di procedere o meno verso quello che è un iter di messa in sicurezza dell'accesso della propria scuola. Che cosa significa? Significa ovviamente che voi oggi vedete questa situazione in cui la strada è stata liberata, non c'è il transito perché c'è il divieto. Immaginate senza divieto la maggior parte dei genitori che arrivano con l'automobile si fermano davanti alla scuola e creano ovviamente una situazione di elevato rischio, soprattutto per i bambini, ma non solo. Il concetto di questa iniziativa è cominciare a educare i genitori che si può procedere con un'alternativa. L'istituto, qualora fosse concorde, può richiedere all'amministrazione, quindi a Roma Servizi per la Mobilità, di partire con il progetto Pedibus, che consiste nel trovare un punto di raccolta nelle immediate vicinanze della scuola, dove i bambini che arrivano con i genitori con un'automobile vengono rilasciati e a turno i genitori li accompagnano tutti insieme all'ingresso della scuola. Questo viene attivato dall'istituto scolastico, ma c'è di più, c'è una seconda fase in cui lo stesso istituto può, chiaramente secondo un percorso partecipato, attivarsi insieme al municipio per fare una progettazione per trasformare la strada davanti alla scuola secondo ovviamente delle tipologie che verranno ovviamente scelte, ripeto, rispetto al percorso partecipato, rispetto anche a quelle che sono le possibilità della viabilità, ma ovviamente esistono varie tipologie, tra cui la pedonalizzazione, la semipedonalizzazione, comunque la messa in sicurezza anche nei casi dove è possibile, dove è maggiormente richiesto rialzata degli attraversamenti pedonali o comunque la messa in sicurezza degli stessi, in funzione anche di quello che è il percorso del Pedibus, ripeto, per consentire ai bambini di arrivare a scuola in totale armonia con il luogo ovviamente che è prospiciente la scuola. Senza questa cosa ovviamente molto molto anche pesante, no? Di queste macchine, questa presenza ossessiva delle automobili all'uscita della scuola che crea chiaramente una serie di disagi, soprattutto nelle giornate magari invernali quando piove e soprattutto all'uscita, qui mi dicono effettivamente che all'uscita c'è il problema maggiore. Ora qui è presente sia la direttrice dell'istituto ma anche l'assessora ovviamente locale del quinto municipio che ringrazio perché mi dicono comunque che l'istituto era già molto predisposto e che ovviamente a breve ovviamente ci sarà, dopo che avranno fatto il percorso con i genitori, l'avvio di questo progetto Pedibus. Quindi torneremo per far vedere come diamo continuità e piano piano rispetto a questa iniziativa verranno coinvolte tutte quante le scuole perché chiaramente c'è anche una norma di legge, lo vorrei ricordare, siamo un po' obbligati a realizzare queste zone scolastiche proprio perché appunto il problema della messa in sicurezza, quindi del consentire ai bambini di arrivare nei propri istituti in maniera molto più armonica, molto più salutare, è un problema che il legislatore si è posto e ha normato obbligando ovviamente gli enti locali a procedere in tal senso.